Buongiorno, è sabato 11 aprile, sabato santo. Domani giorno di Pasqua. Siamo qua all'interno del cimitero, indosso la fascia che rappresenta un momento istituzionale in cui rappresento tutta la città, quindi idealmente porto dentro questo cimitero ognuno di voi. Prima di farvi gli auguri di Pasqua, voglio consegnarvi questo qualche pensiero. L'altro giorno, qualche giorno fa, un signore in bicicletta mi ha avvicinato mentre andavo in comune e mi ha detto: "Ma sindaco, quando lo riapre il cimitero?" E gli faccio: "Guardi, deve stare ancora chiuso per un po', ma sai, io ho mia moglie lì dentro e io sento che l'ho abbandonata e non mi sta bene." Ecco, io penso che il senso di abbandono sia uno dei sentimenti più forti in questo periodo, di emergenza e di allontanamento. Sentiamo di essere abbandonati, sentiamo che stiamo abbandonando gli altri. E questo sentimento ci fa star male, questa sensazione è forte. E siamo qui in un luogo, il cimitero, che è il luogo del nostro affetto, degli affetti. È il luogo della memoria, ma noi lo sappiamo tutti che è una memoria viva, che ci portiamo dentro. È questo che ho detto a quel signore. Guardi che la sua moglie ce l'ha dentro, nel profondo del suo cuore, non si preoccupi. È il luogo dove noi a volte pensiamo che sia il luogo della morte e invece può essere il luogo della vita, perché noi da qua riprendiamo la forza per andare avanti, dalla vicinanza ai nostri cari, da quello che loro sono stati nella nostra vita e per la nostra città. È per quello che ho messo la fascia, perché questo è il luogo anche della memoria della nostra città. E dal quale noi prendiamo la forza per vivere questo momento e per pensare anche al dopo. Il senso di abbandono è perché non riusciamo a stare vicini come vogliamo a chi vogliamo bene. Continuiamo a dirci: più stiamo lontani, più è meglio per tutti. Però io sento che lo stare lontani è faticoso, infatti quando torno a casa dal comune, che mi capita di passeggiare per le strade, sento la gente che parla dai balconi, ragazzi, bambini che giocano da un balcone all'altro, che si parlano. Quindi troviamo tantissimi modi per starci vicino, per superare questo senso di abbandono. Il tempo è un tempo strano questo. È Pasqua ed è una Pasqua diversa da tutta quella che abbiamo vissuto gli anni scorsi. È una Pasqua che è in un tempo particolare. È silenziosa, il silenzio della città è quasi irreale. Di solito la Pasqua si diceva Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, perché con chi vuoi voleva dire fare festa, uscire. Adesso invece ci viene chiesto di nuovo di stare in casa. Per cui è una Pasqua un po' surreale, irreale. È sicuramente un momento di grande prova. È un tempo però in cui noi abbiamo sperimentato la capacità e la possibilità di essere capaci di fare cose grandissime che non pensavamo di riuscire a fare. È un tempo in cui abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando la solidarietà, il riuscire a fare pensieri di vicinanza e di prossimità anche se dobbiamo stare lontani. Costruiamo mascherine, curiamo le persone, stiamo attenti al particolare, facciamo di tutto pur di far sentire la vicinanza anche da lontano. E questo è davvero grande perché l'abbiamo scoperto e scopriamo anche che siamo capaci di costruire insieme agli altri. Ci siamo accorti del valore della salute e del valore della nostra sanità. È un tempo in cui mai abbiamo perso la speranza di ricominciare e di ritornare ad abbracciarci. Non abbiamo mai perso la speranza di poter ricostruire e abbiamo voglia anche di dimostrarlo, che ce la facciamo. Questa è la speranza che in questo periodo ha dato senso e continuerà a dare senso alla nostra fatica. Allora, il mio augurio di Pasqua parte da qua, dalla speranza che noi abbiamo, speranza anche che arriva da questo posto, da questo luogo. Speranza che arriva dalla fatica che facciamo ogni giorno. Ce la facciamo a costruire, abbiamo voglia di dimostrarlo e lo stiamo dimostrando. Da parte mia personalmente, della mia amministrazione,
E a nome di tutti, buona Pasqua a tutti voi cittadini di Lissone. Benedetto il Signore che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Con la morte in croce il Signore Gesù ci ha ottenuto la redenzione, il perdono delle colpe. Così egli ha fatto risplendere all'orizzonte l'arco della nuova alleanza, portando a salvezza l'universo e ridonando a tutti la speranza. Questa preghiera ci raduna nella contemplazione del mistero del Cristo sepolto, in attesa dell'incontro con il risorto e della gioiosa celebrazione della notte santa di Pasqua. Vogliamo pregare per tutti coloro che sono sepolti in questo cimitero, in modo particolare per coloro che non hanno potuto celebrare le esequie nelle nostre chiese e sono morti in questo periodo. Ripetiamo insieme: proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Proteggimi, Proteggimi, o o Dio, Dio, in in te te mi mi rifugio. rifugio. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Proteggimi, Proteggimi, o o Dio, Dio, in in te te mi mi rifugio. rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, Proteggimi, o o Dio, Dio, in in te te mi mi rifugio. rifugio. Passione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Matteo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Benedetto il Signore che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Anche Gesù è stato deposto nel sepolcro, nella terra. E la terra richiama proprio la nostra origine, ma anche il punto dove noi ritorniamo. L'uomo è polvere e polvere ritornerà. Ma è un'origine e una meta che sta in Dio. Veniamo da Lui e a Lui ritorniamo. E allora questo luogo, il cimitero, per un cristiano è il luogo della vita, il luogo della risurrezione. Non perché sia un luogo di gioia, di allegria, è un luogo di dolore, di sofferenza, come ogni volta che accompagniamo un nostro fratello, una nostra sorella alla sepoltura e soprattutto in questi giorni, in questo ultimo mese, quando il nostro essere qui al cimitero ad accompagnare i defunti è avvolto da una estrema tristezza, da un estremo dolore che si aggiunge al dolore che già c'è per la morte delle persone. Ecco, e nonostante questo, e direi dentro a questo dolore, noi celebriamo la vita. Celebriamo la risurrezione, il nostro diventare polvere è un ritornare a Dio, come Gesù. Moriamo, ma risorgiamo con Lui. E questo è il grande augurio della Pasqua. Noi ci dobbiamo dire buona Pasqua anche in questi giorni. Ce lo dobbiamo dire, anche se magari ci pesa. Dobbiamo dirlo anche qui al cimitero, perché per un cristiano dire buona Pasqua vuol dire Cristo Signore risorto. Crediamo che il Signore è risorto, veramente il Signore è risorto, come dicono i nostri fratelli ortodossi, veramente il Signore è risorto. E allora davvero ve lo dico con tutto il cuore, buona Pasqua. E lo diciamo qui al cimitero, perché mentre piangiamo i nostri morti sappiamo che sono ritornati al Signore e così li dobbiamo pensare, vivi nella gloria del Signore. E questo ci darà anche la forza per vivere questo momento così difficile,
così pesante, così oscuro. Ricordiamoci che il Signore però ci attende a braccia aperte e ci accompagna per vivere questo momento con speranza e con coraggio. Preghiamo. Tu hai voluto, o Dio, che il nostro Salvatore, affidato il corpo al sonno del sepolcro, riscattasse gli antichi giusti dal regno di morte. Dona a quanti sono stati sepolti con lui nel battesimo di risorgere alla libertà della nuova vita e di entrare nella gloria con lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua e riposino in pace. Amen. Benedetto il Signore che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci esaudisca. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.